Gentili telespettatrici e telespettatori, ben ritrovati alla Sasso nello Stagno. All'indomani della festa di Santa Barbara, la loro patrona, dedichiamo questa puntata ai Vigili del Fuoco, che secondo tutti i sondaggi, anche i più recenti, tra le istituzioni sono la più amata dagli italiani e credo che ci sia facile anche capire perché, visto che quando abbiamo bisogno, la prima cosa che facciamo è chiamiamo i Vigili del Fuoco. Ricordo inoltre che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco compie proprio quest'anno 80 anni, essendo stato fondato con un regio decreto nel 1939. Anche qui pochi giorni fa il Presidente della Repubblica Mattarella ha partecipato a questa celebrazione, ribadendo i grandi meriti di questo corpo civile dipendente dal Ministero dell'Interno e che fa parte integrante, direi preziosa integrante, del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Per parlare di loro e del loro impegno in particolare nella nostra provincia abbiamo ospite, e lo ringraziamo per la sua disponibilità, l'ingegner Felice Iracà, che è il comandante dei Vigili del Fuoco del Verbano Cusio-Ossola. Benvenuto tra noi, Grazie, un grazie. saluto ai telespettatori. Ingegnere Iracà, vogliamo anzitutto ricordare come si articola la presenza dei Vigili del Fuoco nel Verbano Cusio-Ossola. Sì, il nostro comando provinciale è dotato di due sedi principali, quindi di due sedi permanenti, cioè a dire di personale professionista che fa questo lavoro per mestiere H24, la sede centrale a Verbania, presso la quale lavorano 79 vigili del fuoco, quindi effettivi, operativi. L'articolazione ovviamente del lavoro è fatta su 4 turni, quindi 8-20 il diurno, 20-8 il notturno, quindi abbiamo 4 turni A, B, C, D, questa è chiaramente l'articolazione che si riflette in tutte le province italiane. Domodossola, la sede distaccata, l'unico distaccamento permanente che noi abbiamo, con 33 unità al momento, quindi complessivamente possiamo contare su 112 vigili del fuoco effettivi. E poi abbiamo anche, per fortuna, 9 sedi di distaccamenti di vigili del fuoco volontari che sono disseminati un po' a macchia di leopardo in tutta la provincia e che garantiscono una forza lavoro di circa 110 unità. A questi aggiungiamo, permetto di ricordarlo, anche 5 funzionari tecnici e una ventina di personale amministrativo che fa ovviamente un prezioso lavoro a supporto Certo. della realtà operativa. Vi chiamate i Vigili del Fuoco, ma in realtà lo sappiamo tutti, oltre che negli incendi, vi vediamo quotidianamente impegnati in interventi di ogni tipo, anche a salvare un gatto che è rimasto bloccato su un albero, aiutare qualcuno che è rimasto fuori casa e non riesce più a entrare a casa, quindi una serie di interventi. Ecco. Vogliamo raccontare un po' queste vostre attività? Magari anche attraverso qualche dato, ne dico subito uno impressionante, 3.500 interventi in un anno vuol dire 10 interventi ogni giorno, è una cosa veramente eccezionale. Sì, grosso modo la media è questa. È chiaro che poi i 3.500 interventi si spalmano in maniera un po' irregolare, ci sono delle punte che si toccano quando ci sono delle calamità, come quella che ricordo del 12 agosto che ha colpito violentemente la nostra provincia con la tromba d'aria. 3.500 interventi è un po' il trend annuo, diciamo che il nostro comando si attesta grosso modo su questa cifra quasi ogni anno. Quest'anno registriamo ancora una volta una voce significativa che è quella degli incendi, quindi le operazioni di spegnimento degli incendi, circa il 17%, 590 incendi con un lieve incremento degli incendi boschivi, che chiaramente nel nostro territorio sono significativi. Vista Certo. la particolarità montana. Abbiamo avuto anche un grosso incremento di interventi per la messa in sicurezza di alberi pericolanti, 550 interventi, un 16% del totale. E dei danni d'acqua, che anche questi sono cresciuti molto. Questo lo addebitiamo a purtroppo questi fenomeni meteo di violenta entità e di diciamo anche intensità temporale molto contenuta, che Molto. purtroppo stanno cominciando a colpire anche la nostra provincia. E lei ricordava giustamente anche le persone che restano fuori casa, circa 200 interventi per apertura porta, quindi sostanzialmente persone che rimangono fuori casa e c'è l'urgenza di dover entrare, magari Certo. per poter appunto assicurare l'ingresso. 114 interventi per incidenti stradali che fortunatamente quest'anno sono in calo Casa. e quest'anno sono stati anche in calo gli interventi per disinfestazione di nidi calabroni Calabroni, che l'anno esatto. scorso hanno toccato una punta straordinaria.
ordinaria, chiaramente questo è legato un po' alla stagionalità, quindi certo. all'eccessivo Devo confermare caldo. Che anch'io ho fatto ricorso ai vigili del fuoco per nidi di calabroni in una casa di montagna. Bene, bene. E quindi ho visto la vostra efficienza. Ecco, incidenti stradali, voi intervenite spesso anche per dover estrarre, no, le persone che rimangono incastrate. Recentemente siete intervenuti anche in un incidente aereo, quindi siete sempre intervenite in situazioni davvero drammatiche. Sì, diciamo che il nostro, questo lo voglio ricordare, è un lavoro che è caratterizzato dall'urgenza. Infatti si parla di soccorso tecnico urgente, tecnico perché chiaramente il nostro non è un soccorso sanitario, anche se però abbiamo la possibilità, grazie ad alcuni brevetti dei nostri vigili del fuoco, di poter fare delle prime manovre di carattere sanitario in attesa che arrivi il 118. L'urgenza degli interventi significa che l'intervento non può essere differito nel tempo, per cui sostanzialmente la chiamata dei soccorsi deve avvenire proprio perché c'è, no, una urgenza di intervento. Ed è chiaro che le operazioni, soprattutto quelle sugli incidenti stradali, sono operazioni che devono essere immediate, non si può perdere tempo. L'estricazione dei feriti, che viene fatta con delle particolari attrezzature che noi abbiamo sui nostri mezzi, devono essere estremamente rapide perché sono attimi. Lei ricordava giustamente la caduta dell'ultraleggero settimana scorsa vicino a Anzola d'Ossola, e devo dire che i ragazzi sono stati, assieme al personale sanitario, davvero molto, molto rapidi, perché lì basta perdere qualche minuto, insomma, certo. Può essere prezioso per la vita delle persone. Senta, essere vigili del fuoco in una zona di montagna come la nostra credo che comporti anche particolari difficoltà. Facevo una riflessione l'altro giorno, ho visto che nell'area metropolitana di Milano, la vecchia provincia di Milano, con 3 milioni rotti di abitanti, ci sono 12 distaccamenti di vigili del fuoco volontari. Noi che abbiamo 158 mila abitanti ne abbiamo 9, parlo dei volontari. Questo chiaramente non è un capriccio, perché la nostra provincia è talmente frastagliata che evidentemente richiede anche un tipo di organizzazione diversa e chiede, probabilmente richiede anche delle competenze specifiche. È vero o è una mia sensazione? No, assolutamente. Guardi, c'era tra l'altro un vecchio progetto del Ministero dell'Interno di una decina di anni fa che sostanzialmente si chiamava Progetto Italia in 20 minuti, cioè ogni punto del nostro paese doveva essere raggiungibile entro 20 minuti, che è un po' il tempo massimo che sostanzialmente ci diamo per poter certo. raggiungere, proprio perché la tempestività dei soccorsi chiaramente è l'aspetto fondamentale. E quindi in una provincia come la nostra, che a differenza delle province pianeggianti, che chiaramente sono molto più semplici da gestire, noi abbiamo delle valli che sono, e dei punti dove dobbiamo certo. intervenire, che sono difficilmente raggiungibili. Si pensi che per raggiungere per esempio Magugnaga dal distaccamento di Domodossola con un mezzo di prima partenza, quindi con dei mezzi che sono pesanti, certo. perché trasportano attrezzature, trasportano acqua, ci mettiamo circa 40 minuti. Quindi avere dei presidi, dei primi presidi in queste valli è assolutamente fondamentale. È chiaro che la sopravvivenza di questi presidi è legata fortemente, no, alla diciamo, possibilità di portare dentro dei giovani. E questo, poi ne parliamo di questo, di vigili volontari, sì. Ne parliamo sicuramente. Senta, un altro aspetto particolare, dicevo, di incendi boschivi, ovviamente a Milano di incendi boschivi non ce ne sono, al massimo potremmo dar fuoco a qualche parco pubblico, no? Quindi noi è un certo. problema in più. Ecco, ne approfitto per dire, noi abbiamo anche un altro tipo di volontario che interviene in incendi boschivi, sono quelli della IB, che però lavorano in maniera coordinata con voi, no, in questi casi? Sì, dicevo che la legge che ha passato le competenze del Corpo Forestale al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con il transito anche della flotta aerea, quindi dei Canadair, è una legge che dà la competenza in prima battuta alla regione, quindi alla regione, certo. quindi in questo caso la regione Piemonte, che però poi fa una convenzione con la nostra direzione regionale e di fatto dà a noi la direzione tecnica per lo spegnimento degli incendi boschivi. Noi operiamo a stretto contatto ovviamente con il Corpo dei Volontari, con gli AIB, con i quali faremo un'esercitazione il 13 dicembre a Colloro nel Parco Nazionale della Val Grande.
E lavoriamo attraverso squadre di terra, quindi per quelli che sono i cosiddetti incendi di interfaccia. Lavoriamo anche con i DOS, i direttori delle operazioni di spegnimento, che sono preziosissimi perché attraverso delle comunicazioni radio comunicano con i Canadair e con gli elicotteri, e chiaramente dando la possibilità di intervenire con maggiore efficacia. Il nostro è un territorio provinciale dove il rischio è articolatissimo. Non abbiamo solo il rischio incendio, abbiamo il rischio acquatico, abbiamo il rischio di dover intervenire in ambienti impervi, ricordava lei, zone montane, abbiamo il rischio neve, abbiamo il rischio di incendi boschivi, Non ci insomma manca nulla. non ci manca nulla, per fortuna, ecco, rispetto ad altre realtà è relativamente ridotto il rischio industriale, perché non abbiamo grosse attività a rischio di incidente rilevante, però da un punto di vista, ecco, del rischio naturale, credo che è una delle province sicuramente più complesse, Abbiamo anche, approfitto, abbiamo anche i laghi. I laghi sono un problema dal vostro punto di vista? Cioè, per ipotesi, ci sono le isole, no? Può scoppiare un'emergenza anche nell'isola. In questo caso siete in difficoltà, avete dei problemi? Beh, allora, è chiaro che qua bisogna ricordare che le competenze da un punto di vista normativo sulle acque interne sono della Capitaneria di Porto. Va da sé che però purtroppo qua da noi la Capitaneria di Porto non ha dei presidi fissi, bensì dei presidi stagionali, e quindi tocca a noi, no? Chiaramente intervenire come in tutte le altre situazioni dove bisogna fare soccorso tecnico urgente. Noi siamo chiamati ad intervenire sia per soccorso acquatico di superficie, cioè significa quando c'è un velista in difficoltà, un'imbarcazione o un bagnante che si trova in difficoltà, e operiamo con dei mezzi, diciamo così, gommoni, quindi con delle moto d'acqua, quindi dei mezzi leggeri. E ovviamente su operazioni di spegnimento dobbiamo utilizzare dei mezzi, un unico mezzo che è dotato di un monitore antincendio e che quindi deve intervenire. È ovvio che stiamo lavorando anche con la prefettura per cercare di avere un coordinamento anche con il comune di Stresa per ciò che attiene alle isole Borromeo, e lì bisogna lavorare molto sulla prevenzione degli incendi, ecco, quindi cercare di dotare le isole, insomma, di idranti, comunque di capacità riserva idrica, in maniera tale che se noi arriviamo abbiamo la possibilità di trovare sul posto già delle dotazioni antincendio. Spesso quando parliamo con i responsabili di altri corpi dello Stato, carabinieri, polizia, eccetera, ci sentiamo dire molto spesso che mancano uomini, mancano mezzi, anche voi avreste bisogno di qualcosa in più? Beh, qualcosa in più non guasta mai. È chiaro che il comandante provinciale lavora con quello che l'amministrazione dà, e che spesso anche la stessa amministrazione è in difficoltà. Noi da un punto di vista degli uomini registriamo al momento una carenza di circa 15 unità di vigili del fuoco, tra qualificati diciamo, e vigili del fuoco effettivi. 15 unità significa circa il 12% rispetto alla pianta organica. C'è un piano di assunzioni del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, quindi il Ministero dell'Interno, dovrebbero entrare circa 1 migliaio di nuove unità nel 2020. Questo credo che darà ossigeno anche al nostro comando provinciale. Mentre da un punto di vista degli automezzi, devo dire che per quanto riguarda il parco macchine di terra, mi posso ritenere assolutamente soddisfatto. È chiaro, a meno delle, insomma, voglio dire, dei distaccamenti volontari che hanno delle autopompe serbatoio un po' Che vecchiotte, però. che però mi sembra c'è un progetto assolutamente di ottimo respiro. Però sia la sede centrale che il distaccamento di Domodossola possiamo dire che abbiamo dei mezzi assolutamente efficienti, anche nuovi. Tra l'altro adesso arriverà una nuova autopompa serbatoio, che è il mezzo, diciamo, di prima partenza che destineremo a Domodossola. Soffriamo un po' per quanto riguarda l'imbarcazione antincendio, perché avevamo sino a una decina d'anni fa un'ottima imbarcazione antincendio, nuova di zecca, che l'amministrazione, per una razionalizzazione della flotta navale, ha dislocato altrove. Dislocando altrove non solo la nostra imbarcazione, ma anche l'imbarcazione che stava sul lago di Garda e che stava sul lago di Como. Al momento abbiamo un'imbarcazione che arriva da Pisa, che ci sta facendo un po' soffrire, perché è un'imbarcazione che chiaramente non ha le stesse capacità di spegnimento che aveva la prima, ma che soffre un po' di, diciamo, difficoltà che evidentemente sono legate all'acqua di mare, che Ah,
che chiaramente l'acqua salata, che comunque qualche problema lo dà, e la siamo dietro un po' con le riparazioni. Ecco, vedremo un attimino se il prossimo anno ci porterà magari una nuova imbarcazione. Perché invece queste imbarcazioni che erano sui tre laghi sono finite in mare. Sono finite in mare, sì, Mare. sono finite in mare proprio per diciamo, in un periodo di spending review, quindi proprio di razionalizzazione, probabilmente anche per scelte, credo, diciamo, di natura politica, insomma, quindi delle scelte che hanno visto appunto una razionalizzazione anche dei mezzi e quindi un contenimento anche dei costi. Si è deciso di, diciamo, di dislocare queste imbarcazioni che stavano nelle acque interne in alcuni porti, diciamo, italiani. Come si diventa vigile del fuoco? Parliamo di vigile del fuoco permanenti, professionisti. Come si diventa vigile del fuoco? Sì, beh, allora, bisogna sostenere un concorso pubblico, quindi si diventa vigile del fuoco attraverso un concorso pubblico. È un concorso pubblico che prevede sostanzialmente alcuni step. Il primo step è diciamo, legato al superamento di alcuni quiz di carattere attitudinale, quindi alcune quelle che sono le discipline più significative, italiano, storia, geografia, matematica, quindi sono dei quiz. Poi viene fatta una prova motoria attitudinale, quindi delle prove Certo. sostanzialmente di coordinamento, delle prove di reazione motoria, delle prove anche di forza, di capacità, diciamo, no? Chiaramente di forza, e delle prove anche di acquaticità, quindi con delle prove di galleggiamento e di apnea. Devono essere superate ovviamente le visite mediche, che sono delle visite mediche molto ferree, perché Certo. chiaramente ci sono dei requisiti psicofisici che devono essere posseduti dal candidato, e in ultimo un colloquio, quindi una prova, diciamo, con una commissione Quindi lei ha orale. detto che nel 2020 sono previste 1 miliardo di assunzioni, quindi viene bandito un concorso? Verrà bandito un concorso Concorso. e diciamo sì, i numeri grosso modo sono quelli, e quindi ci sarà un nuovo concorso che darà ossigeno, ripeto, a tutto il paese, a tutti i comandi provinciali Una del volta, se paese. non posso sbagliarmi, ma una Sì. volta si poteva fare anche servizio militare di leva presso i Vigili del Fuoco? Sì, fino a una decina d'anni fa Oggi circa si poteva fare il non c'è più il servizio di servizio leva, militare di leva. oggi non c'è più, e quindi non c'è più questa possibilità. Sì, uno dei requisiti più importanti, ecco, ci tengo a dirlo, è il limite di età, 30 anni. E poi alcuni parametri fisici legati ovviamente alla vista, legati ovviamente Eh beh, insomma, certamente, visto che ecco. siete degli arrampicatori, siete degli acrobati qualche volta, quindi. Senta, parliamo anche dei vigili del fuoco volontari, no? Che ruolo hanno e in questo caso come si diventa invece vigile del fuoco volontario? Sì, il ruolo, lo dicevo, in una provincia come la nostra, assolutamente complessa da un punto di vista della geografia, il ruolo dei volontari è fondamentale, perché quando danno la loro presenza, soprattutto nei weekend, ci consentono di avere una squadra che interviene immediatamente, prima dell'arrivo, poi eventualmente, se necessario, delle squadre permanenti. Beh, per diventare vigile del fuoco volontario bisogna fare una domanda, quindi un'istanza al comando provinciale dei vigili del fuoco, anche lì ci sono dei requisiti ovviamente che devono essere posseduti. In questo caso ricordo che il limite d'età è elevato a 45 anni. Ovviamente viene fatta una visita medica inizialmente presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e successivamente presso un'unità delle ferrovie a Torino, che noi abbiamo una convenzione per quanto riguarda le visite Certo. mediche. E dopodiché viene organizzato un corso che ha una durata di 120 ore, organizzato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ma autorizzato però dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco del Piemonte. È un corso a carattere teorico-pratico, soprattutto a carattere pratico, con un esame finale che consente al candidato, se superato, di vestire, insomma, la nostra divisa. Diciamo che hanno comunque una preparazione tale che garantisce la loro professionalità, ma anche la loro sicurezza negli interventi. Beh, assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo che i corsi di formazione non riguardano solamente quelle che sono le tecniche di intervento per il salvataggio delle persone. Ricordiamo che il nostro primo obiettivo è la salvezza della vita umana, Certo. quindi anche se interveniamo su un incendio, prima badiamo alla salvaguardia della vita umana e poi allo spegnimento dell'incendio. Lo Certo. si fa contemporaneamente, però l'obiettivo principale è quello. Ma uno degli aspetti più importanti, proprio un discorso anche di sicurezza sul lavoro, è chiaramente l'autotutela, quindi l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale proprio per evitare che ci si possa fare male in un contesto emergenziale. Quindi un appello ai giovani, che anche questa è una forma di volontariato, no? Oggi l'Italia vive in gran parte grazie al volontariato, Certo. no? Quindi c'è un volontariato che si occupa dei disabili, degli anziani, ma c'è anche questo tipo di volontariato che si occupa
della vita delle persone e anche diciamo, della vita dell'ambiente, no? Quelli che sono gli interventi che voi state facendo ogni giorno praticamente. Ecco, recentemente avete svolto un'esercitazione, mi pare, in un ospedale, no? Quindi voi fate spesso delle esercitazioni, diciamo, che in qualche modo, come dire, simulano un'emergenza, che servono a voi, ma servono anche a chi vive in questa realtà, immagino, no? In questo caso, ad esempio, un ospedale, credo che servisse a voi, ma servisse anche a chi, medici, pazienti che erano all'ospedale. Ma sì, assolutamente. Allora, abbiamo fatto questa esercitazione settimana scorsa all'ospedale Castelli, ne faremo una sabato 7 dicembre all'ospedale di Omegna, ne ripiegheremo nel prossimo anno al San Biagio. Sono delle esercitazioni assolutamente importanti. Intanto perché noi diciamo che il rischio incendio in un ospedale è quello che ci preoccupa di più. Quando arriva una chiamata da un ospedale, per noi è una delle peggiori chiamate che possiamo ricevere, Certo. proprio perché, per quello che dicevo prima, il nostro primario obiettivo è la salvezza delle persone. Chiaramente in un ambiente dove le persone non sono totalmente autosufficienti, questo chiaramente l'evacuazione diventa molto, molto complessa. Lavorare con queste esercitazioni consente a noi di familiarizzare in un ambiente che non ci è chiaramente familiare, di mettere a punto sempre meglio le nostre procedure operative di intervento e quindi affinare quelle che sono le tattiche dell'intervento per portare a casa il risultato che chiaramente ci diamo, ma serve anche chiaramente a chi sta dentro a poter gestire i primi momenti di un'emergenza. Io vorrei ricordare e lanciare un po' l'appello in generale un po' a tutte le attività lavorative. Ricordandoci che da quando noi riceviamo la chiamata di soccorso al momento in cui noi arriviamo sul posto di lavoro c'è un intervallo temporale che nella migliore delle ipotesi può essere di pochi minuti, ma nella peggiore delle ipotesi può essere anche di 20 minuti. Ecco che quel prezioso tempo deve essere gestito dagli addetti alla lotta antincendio in una maniera assolutamente il più efficace possibile, perché i primi momenti sono assolutamente momenti decisivi per quella che è la dinamica dell'evento incidentale. Quindi Certo. chiaramente è importante in un ospedale, ecco, ancora di più che in altri ambienti, il lavoro che loro mettono in campo nei primi momenti per la gestione dei pazienti soprattutto. Si tratta anche di sviluppare una cultura, no? Che è quella, diciamo, della prevenzione, del come comportarsi in caso di emergenza. E in questo credo che sia fondamentale. Soprattutto lavorare con le giovani generazioni. Ecco, voi avete rapporti con il mondo della scuola, avete incontri con i giovani. Diciamo che con i bambini no, abbiamo spesso visto queste manifestazioni che sono molto, molto belle anche, no? Questi bambini che diventano pompieri per un giorno. Ecco, ma con i giovani, con le scuole avete dei rapporti particolari, qualche corso? Immagino sia questione anche di personale, ma avete questi rapporti? Sì, abbiamo dei rapporti, tra l'altro proprio in queste settimane, in collaborazione con l'Avis, con di Verbania, stiamo tenendo proprio dei momenti, insomma, di incontro con i ragazzi delle scuole superiori. Forse la sfida che dobbiamo in qualche maniera vincere è proprio quella della prevenzione degli incendi, no? Io ricordo sempre che quando noi interveniamo, quando i vigili del fuoco intervengono, in un certo senso il guaio per certi versi si è già consumato, Certo. quindi noi siamo un sistema di protezione antincendio, cioè andiamo a proteggere, andiamo a limitare i danni di un evento che sta avvenendo. È chiaro che l'optimum, l'ideale sarebbe che l'evento non occorra. E allora, se vogliamo ridurre la probabilità di avere un incendio, di avere uno scoppio o di avere un'emergenza, bisogna lavorare tantissimo sulla diffusione della cultura della sicurezza antincendio a partire dalle scuole, a partire dalle prove di evacuazione che dovrebbero essere Esatto. fatte magari anche un po' all'insaputa di tutti, no? Come fanno nel mondo anglosassone, in Inghilterra fanno così. L'aspetto della prevenzione è fondamentale. Noi, giusto per citare un dato, quest'anno abbiamo formato quasi 1.000 persone in tema di addetti alla lotta antincendio, perché chiaramente tutti i cittadini sapranno che il nostro compito principale da un punto di vista della mission istituzionale è il servizio di soccorso tecnico urgente, quindi gli interventi. Certo. Però abbiamo altri compiti che magari sono meno visibili, ma che sono altrettanto importanti, che sono appunto quella della prevenzione degli incendi, quindi
quindi con il rilascio del certificato di prevenzione incendi in 80 attività che sono soggette al nostro controllo prima di esercire, quindi gli ospedali, le discoteche, i teatri, gli impianti sportivi e via dicendo, ma anche, come ricordava giustamente lei, la formazione antincendio degli addetti nei luoghi di lavoro e la diffusione della cultura della sicurezza antincendio che deve avvenire sin dalle fasce più deboli, perché purtroppo quando si lavora con gli adulti, insomma, gli adulti sì, recepiscono, per carità, ma non sono delle spugne come certo. I bambini, e quindi tra l'altro poi i bambini una volta chiedevi a un bambino quello che doveva fare da grande, tanti dicevano il pompiere, no? Dicevano, oggi magari un po' di meno, ma il fascino c'è sempre, no? del lavoro del pompiere. Un'ultima cosa, voi poi avete anche un altro compito, succede un incidente, cioè un incendio, doloso o non doloso, siete voi, no? A fare la perizia per conto della magistratura, chiede a voi, no? Di poter, quindi avete anche questo lavoro istruttorio, no? Assolutamente sì, in tantissimi casi. Corporazione dei Vigili del Fuoco è un organo di polizia giudiziaria, sì, e quindi esatto. Essendo un organo di polizia giudiziaria, ovviamente uno dei bracci destri, diciamo, della procura, in quelli che sono le nostre competenze. Noi siamo organi di PG a competenza limitata, ovviamente in quelli che sono i nostri settori. E abbiamo anche nel nostro comando provinciale alcuni colleghi che hanno fatto dei corsi di specializzazione in fire investigation, cioè è una disciplina che consente di andare alla ricerca delle cause di incendio. Quindi è chiaro che tutto ciò che concerne la messa in sicurezza dello scenario, la repertazione e la ricerca delle cause di incendio ci compete, è un tema sul quale dobbiamo formarci sempre di più, dobbiamo lavorare sempre di più, perché siamo molto più bravi a spegnere, ecco, che in effetti a fare il lavoro postumo, però è un qualcosa che ci compete e che sicuramente bene, facciamo. Termina qui il nostro incontro con l'ingegnere Felice Iracà, il comandante dei Vigili del Fuoco del Verbano Cusio-Ossola. Come avete capito è un impegno complesso che spazia in mille occasioni e in mille circostanze. Diciamolo francamente, il numero vostro che è il 115 è uno dei numeri che vengono in mente subito quando uno è in difficoltà, no? Quindi da questo punto di vista questo vuol dire anche che, insomma, la gente si fida di voi e sa che voi potete dare una mano. Quindi io ringrazio il comandante Iracà per la sua cortesia, ma mi consenta di dire un grazie, un abbraccio affettuoso a tutti i Vigili del Fuoco del Verbano Cusio-Ossola, che credo se lo meritino ampiamente. Ecco, un grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento e alla prossima settimana, sempre qui al Sasso nello Stagno. Arrivederci.